Amici, ecco a voi la Terra del Fuoco, il punto di arrivo di questa piccola ma grande spedizione che abbiamo tanto voluto. Ushuaia è la fine del mondo ed è alle porte. Ma noi procediamo lentamente per vivere a pieno ogni chilometro prima di raggiungere il punto transitabile con un veicolo più a sud dell'emisfero australe. La Terra del Fuoco profuma di posto lontano fin da quando attraversi lo stretto ed è davvero pieno di curiosità. Da sempre ho aspettato di poterle scoprire con i miei occhi. E se poi ti porti anche la casa su ruote dietro, possiamo anche provare cosa vuol dire vivere in questa terra estrema. Forza Nirvan, non devi fare solo l'ultimo sprint fino a Ushuaia, ma poi devi anche risalire un pezzo a nord. Non è che ti lasciamo qua tutto l'inverno e noi ce ne andiamo. Buongiorno ragazzi, da questo primo giorno in Terra del Fuoco ce l'abbiamo fatta. Ieri abbiamo preso il traghetto che ci ha portato attraverso lo stretto qui nel primo paesino cileno della Terra del Fuoco. Ci troviamo a nord nella Isla Grande, che poi viene chiamata Tierra del Fuego perché Magellano, quando la scoprì per la prima volta nel 1500, attribuì questo nome perché vedeva i fuochi degli indigeni da lontano. E da quel momento poi la Terra del Fuoco non è stata più visitata fino al 1850, quando gli europei sono arrivati qui interessati dalla corsa all'oro e dall'attività mineraria, che è particolarmente fiorente ancora adesso. Pensate che fino al 1960 il Cile estraeva petrolio e lo distribuiva in tutta la sua nazione e veniva tutto da qui. Ovviamente sappiamo molto bene la storia di quello che è successo durante il colonialismo spagnolo e che si è ripetuto purtroppo anche quando gli europei sono tornati qui in Terra del Fuego, sterminando praticamente la popolazione indigena, sia perché hanno portato malattie e sia per appropriarsi delle loro terre, estinguendo di fatto le popolazioni indigene che sono state studiate da Charles Darwin, che pensate ha stabilito che gli indigeni che c'erano qui erano di etnia mongola. Quindi immaginate il giro che hanno fatto questi indigeni popolando l'America e attraversando lo stretto di Bering tantissimi anni fa. Questa notte ci siamo fermati in un paesino davvero amico dei camperisti, che si chiama Cerro Sombrero, ed è popolato praticamente soltanto da personale che lavora nell'estrazione di petrolio. Infatti tra un po' vado a farmi un giro, ma vi dico subito che è abbastanza disabitato. E la Terra del Fuego mi appassiona da sempre perché è una di quelle zone estreme del pianeta dove adesso siamo alla fine della bella stagione, ma qui c'è sempre neve. Sono qui di fronte alla steppa patagonica che si estende fino all'orizzonte, davvero non si vede la fine. Questo è il posto in cui abbiamo dormito stanotte, vicino all'ufficio del turismo, ed ecco una cartina della Tierra del Fuego dove ci possiamo localizzare. Noi siamo qui a Cerro Sombrero e praticamente ieri eravamo a Punta Arenas e abbiamo attraversato lo stretto di Magellano da qui, e qui c'è Ushuaia e questa è la parte cilena, mentre la parte argentina è questa qui. Chiaramente, essendo una terra così ricca dal punto di vista minerario, Argentina e Cile se la sono da sempre contesa e alla fine se la sono divisa a metà. Abbiamo anche approfittato di questi bagni pubblici veramente utili per noi. Oltre ad essere pulitissimi, c'è anche una doccia super calda che ci siamo fatti.
E un'altra curiosità molto interessante è che ci troviamo nella 12ª regione del Cile, che è quella più a sud, che si chiama Regione di Magellano, in onore appunto di Magellano, e dell'Antartide cileno, perché il Cile ha rivendicato il diritto di appartenenza di una porzione dell'Antartide che va dal meridiano 53 fino al meridiano 90. E davanti al nostro van c'è la bandiera curiosissima che dice: Governo regionale di Magellano e Antartide cileno, che un po' ci fa sembrare in Antartide, ed è composta da questo rettangolo dove la parte in sotto simboleggia la steppa sconfinata che c'è qui accanto, infatti cioè, è quasi alla stessa altezza, la linea bianca, la neve che ricopre la steppa praticamente 10 mesi all'anno, e il cielo dell'emisfero sud con la Cruz del Sud qui in bella vista. Sembra di essere in un paesino fantasma dove le case sembrano abbandonate e sono davvero scalfite dalle condizioni meteo estreme che ci sono in questa parte del mondo. Per fortuna c'è un cane, almeno c'è qualcuno. Da qui si può vedere molto bene l'effetto del vento laterale, perché gli alberi praticamente crescono soltanto da un lato, dall'altra parte non crescono perché il vento è così forte che non gli permette di crescere. E questo è un altro esempio, guardate, gli alberi prendono praticamente la forma della direzione del vento, anche lì. Oggi siamo fortunati, anche se ci potrebbe essere una raffica che mi potrebbe riportare direttamente al van. Non so se si sente, ma quella macchina sta andando con le gomme chiodate. Ci è capitato spesso di vedere macchine che non tolgono mai le gomme chiodate, perché probabilmente qui può nevicare anche in estate. Anche questo albero, stessa cosa, cresce nella direzione a favore del vento. Ma sembra un film più che una realtà. Stiamo per rientrare ancora in Argentina perché vogliamo vedere la parte argentina della Tierra del Fuego. Questa parte cilena non c'è veramente nulla, ci sono soltanto pecore, guanacos, che tra l'altro purtroppo vediamo sempre incastrati nei recinti. Loro saltano sempre per scappare dalle macchine per paura e spesso purtroppo rimangono incastrati in questi recinti, e infatti se ne vedono tantissimi che rimangono incastrati saltando. Oggi stranamente non c'è vento ed è un evento veramente raro, quindi ne abbiamo approfittato anche per far volare un attimo il drone. Thank you.
tardes, señor. Hola. Buenas tardes. Hola. Señorita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nacionalidad? Somos italianos. Italianos. Con vehículo italiano. Hola. Con vehículo italiano, sí, te estoy viendo la patente nacional. Sí, sí. Unión Europea. Exactamente, sí. No tiene doble nacionalidad, ¿verdad? No. Italiano, sí, sí. Vamos a Ushuaia y regresamos. ¿Cómo está la ruta? ¿Ni un problema? ¿Todo bien? Todo bien, sí, 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 sí. ¿No ha tenido ningún problema? No, está perfecto. Es eso, mi amigo. Vaya, por favor. Gracias. Buena hora. Gracias, muchas gracias. A las 12 habilitado el complejo. Vayan con precaución. Sí. Ok. Guanacos. Ok, sì, claro, grazie. Hasta luego. Ciao. Controllo cileno a sorpresa, è andato tutto bene. Volevano rassicurarsi che fossimo italiani e non avessimo una doppia nazionalità. Non so perché. E con tutto questo vento lo sfruttano un po' poco, ci sono poche turbine eoliche anche piccole. Mancano 40 km al confine, ci hanno anche detto che è aperto fino a mezzanotte, qui sono le 7. Siamo abbondantemente in tempo. Siamo quasi arrivati alla frontiera, vedete la frontiera tra Argentina e Cile, che è quella linea rossa che va da nord verso sud, è praticamente diritta e noi siamo quel pallino blu. E adesso tra un po' arriviamo al posto fronterizo. Siamo, eccoci alla nostra ultima frontiera del nostro viaggio dall'Alaska all'Argentina. Questa è proprio l'ultima. Poi dovremo risalire ovviamente perché non è che stiamo qua. Passo San Sebastián, si esce dal Cile e si entra in Argentina per la terza volta. Per quanto si possa vedere, questa è la frontiera. Siamo di nuovo in Argentina, cambiato l'asfalto. Frontiera argentina. Pronta? Stanno facendo dei controlli per la prima volta. Stranamente stanno facendo un sacco di controlli, vediamo che cosa ci aspetta. Diciamo che i controlli sono per gli argentini che rientrano dal Cile e in particolare da Punta Arenas, zona extra doganale ricca di beni di importazione a prezzi vantaggiosi. Per noi nessun controllo quindi. Buongiorno, oggi è la seconda giornata qui in Tierra del Fuego. Ci siamo svegliati con un bellissimo panorama perché era da tantissimo tempo che non vedevamo l'Oceano Atlantico, il vero Oceano Atlantico, non il Mar Caraibico che abbiamo incontrato in Centro America, in Messico. Questo davanti a noi è proprio l'Oceano Atlantico. Da quella parte, a 13.000 km e passa, c'è l'Italia. Mentre da quella parte, non so quanti chilometri, c'è l'Antartide. Ci siamo fermati per la notte in questa stazione di servizio argentina. Dopo aver passato il confine è stato veramente facile, non hanno fatto nessun controllo e di fatto è la nostra ultima frontiera per arrivare a Ushuaia. Poi dovremo ritornare su e il posto in cui siamo si chiama Rio Grande. Famosissimo perché qui ci sono le trote più grandi del mondo che nascono nel fiume che c'è qui vicino e poi si vengono a nutrire nell'oceano e tornano di nuovo nel fiume ancora più grandi. Inoltre un'altra curiosità su questo posto è che il governo argentino qualche decennio fa ha proprio finanziato gli abitanti argentini per farli venire ad abitare qui perché è una terra inospitale, soprattutto perché il Cile lentamente si stava prendendo fette di territorio che, come sapete, sono ben divise e ripartite tra queste due nazioni. Qui intanto c'è un via vai di camper argentini, ci sono tantissime persone qui in Tierra del Fuego dall'Argentina. Adesso sto facendo scaldare il van perché questa notte ci sono stati -1, -2 gradi qui. È una giornata soleggiata per fortuna, anche se ci aspettiamo raffiche di vento molto forti. Adesso ci mettiamo in viaggio. Abbiamo fatto una colazione spettacolare in questo bar autogrill che c'è qui al distributore. Cioè, ma questa è Italia. Prendi mano il cappuccino, fai vedere quanto è grande. Beh, la mia mano è piccola però. Incredibile. Che posto figo è. È tutto qui al benzinaio della Tierra del Fuego. E adesso siamo pronti per metterci in viaggio perché prima di Ushuaia manca soltanto un'altra piccola città e poi siamo arrivati. Ecco, qua siamo in centro. È pieno di negozi. I colori dell'autunno. Thank you.
sembra vero, ci sono i primi cartelli per Ushuaia. Secondo me non ci fermano perché non vogliono ostacolarci dal grande traguardo che stiamo per raggiungere. Ora lo posso dire davvero, è arrivato il momento di scoprire l'ultima tappa, tutti insieme verso la fine del mondo.